Allora, buon seminario a tutti e ci aggiorniamo alla fine. Ok, grazie per Pier Giorgio, anche per l'organizzazione di questi seminari, che sono sempre un'occasione di confronto scientifico. Allora, un attimo che condivido il mio schermo. Potete darmi conferma che visualizzate la prima Tutto a slide? posto, sì. Perfetto, benissimo. Allora, grazie ancora a tutti. Oggi parleremo della volatilità degli elementi durante il degassamento dei laghi di lava e informazioni ricavate in questo caso dallo studio della composizione chimica delle piogge acide che possono essere campionate in prossimità appunto di laghi di lava con un riferimento particolare al Masaya, Nicaragua, perché durante questa indagine abbiamo ottenuto un dataset molto, molto completo. Prima di iniziare, desidero ringraziare tutte le persone che hanno contribuito allo sviluppo di questa linea di ricerca che è partita parecchio tempo fa su un altro lago di lava, il Nyiragongo, in Congo. E con il quale abbiamo ottenuto i primi risultati e quindi mi sembra doveroso ringraziare le persone che afferiscono le varie istituzioni con le quali abbiamo potuto realizzare questi studi. Allora, per quale motivo studiare la volatilità degli elementi nei laghi di lava? Questo è utile perché i laghi di lava costituiscono una interfaccia tra, diciamo, il corpo magmatico e l'atmosfera, e sulla superficie del lago di lava avviene un degassamento che produce parecchie particelle nel pennacchio vulcanico. Il pennacchio vulcanico contiene non solo le specie gassose acide, l'SO2, l'HCl, l'HBr, eccetera, ma anche forma di solito un aerosol e anche delle particelle silicatiche. Di solito la frammentazione del magma produce delle particelle silicatiche che, in corrispondenza dei laghi di lava, di solito sono molto abbondanti e anche di piccole dimensioni. Quindi i laghi di lava essenzialmente costituiscono un luogo ideale per studiare la volatilità degli elementi. Vi dicevo prima che in passato abbiamo anche studiato altre aree, per esempio in Congo, e ci siamo resi conto che la interazione tra le precipitazioni atmosferiche e il pennacchio vulcanico chiaramente produce delle piogge che po si portano dietro traccia delle particelle emesse dal pennacchio vulcanico. È come, giusto per fare un esempio così più semplice, più concreto, quando c'è un acquazzone subito dopo l'aria è tersa, analogamente quando avviene un evento piovoso che attraversa un pennacchio vulcanico, questa sospensione di idrometeore, queste piogge che cadono al suolo, riescono ad interagire col pennacchio e a intrappolare, vedremo meglio come, gli elementi di origine vulcanica. Chiaramente questo ha un impatto importante sia per l'ambiente circostante, sono piogge acide, per cui c'è un impatto significativo per l'ambiente e anche sulla salute umana. Per esempio, la presenza di fluoro nei pennacchi vulcanici determina in alcune aree la fluorosi dentale perché le popolazioni alle volte bevono le acque superficiali, determinando poi questo tipo di patologie. Quindi questo tipo di studi hanno comunque anche questo tipo di ricadute sull'ambiente e sulla società in genere. Allora, per fare questo tipo di studi sono necessarie due cose essenzialmente. Un campionamento efficace del pennacchio vulcanico. Ad oggi le tecniche più consolidate sono idonee per determinare le specie acide,
essenzialmente usando delle trappole alcaline, quindi delle trappole che contengono delle soluzioni basiche, riusciamo a intrappolare le specie acide. Rispetto ai filter packs che sono stati utilizzati per parecchi anni per il campionamento dei pennacchi, noi presso la sezione di Palermo, in collaborazione con altre istituzioni, abbiamo sviluppato altre tecniche di campionamento che prevedono, per esempio, l'utilizzo di gorgogliatori o del Rashid Cube, che è quel tubo azzurro che vedete nel pubblicato sul Whitmer et al 2014, sono essenzialmente delle trappole alcaline attive, dove, ovvero delle soluzioni alcaline dove viene fatto flussare il pennacchio vulcanico. Accade che gli acidi si idratano, si dissociano, alcuni idratano e poi dissociano, nel caso dell'SO2 che necessita anche di essere ossidato, e quindi poi noi riscontriamo nella soluzione le basi coniugate, per esempio il cloro, il bromo, il solfato, e quindi possiamo ricostruire i rapporti delle specie acide emesse dal pennacchio vulcanico. Un altro metodo di campionamento del pennacchio vulcanico è un metodo, diciamo, che sfrutta gli eventi naturali. Come vi dicevo, se si verifica un evento piovoso, la pioggia, che di per sé avrà già una composizione chimica prima di attraversare il pennacchio, nel momento in cui attraversa il pennacchio si porta dietro numerosi elementi di origine vulcanica. Questo costituisce una opportunità, perché capite bene che campionare un pennacchio vulcanico non è cosa facile. C'è di recente tanta letteratura che vede l'utilizzo dei droni e altre tecniche, perché è complesso campionare un pennacchio vulcanico. E tuttavia le piogge costituiscono un evento naturale che ci consente di ricavare delle informazioni sulla composizione degli elementi emessi dal vulcano. È chiaro che bisogna avere certi accorgimenti. Nella fattispecie, i risultati di cui parlerò si riferiscono al campionamento di singoli eventi piovosi, cioè il pluviometro, il campionatore utilizzato per la raccolta di queste piogge è stato esposto prima dell'evento piovoso e il campione è stato raccolto subito dopo. Questo perché è fondamentale? Perché se lasciassimo un campionatore esposto per un periodo lungo, potrebbe accadere che nel campionatore arrivano elementi di altra natura, polveri atmosferiche, eccetera, e quindi vanno in qualche maniera a contaminare il nostro campione rispetto all'apporto di elementi di origine vulcanica. È chiaro anche che quando effettuiamo questo tipo di campionamento, siccome abbiamo detto che il pennacchio vulcanico contiene sia specie gassose acide, sia particelle silicatiche e anche aerosol, tutte queste cose vanno nel nostro campionatore e chiaramente dopo l'evento stesso continuerà una interazione tra queste varie fasi. Quello che intendo dire, se come è rappresentato nel campionatore ci sono delle particelle silicatiche, queste continueranno a interagire con la pioggia, anche in virtù del fatto che le piogge di solito in questi ambienti sono molto acide. Le aree sulle quali focalizzeremo la nostra attenzione sono principalmente il Masai e Nicaragua, ma faremo un confronto anche con uno studio precedente pubblicato su Geochimica e Cosmochimica APTA, condotto in Congo, in cui presentiamo i dati delle piogge affette dal pennacchi, principalmente del Nyiragongo. Vi chiedo di mostrare un attimo attenzione anche sul TAS, sul Total Alkali Silica, in cui riporto la composizione delle rocce del Nyiragongo, dell'Erta Ale in Etiopia e del Masaya. Vedete che Erta Ale e Masaya hanno composizione chimica molto simile, però vi anticipo che hanno fugacità di ossigeno differente, mentre il Nyiragongo ha una composizione con un contenuto in silice molto bassa, tanto è vero che, come sappiamo benissimo, le eruzioni del Nyiragongo sono molto pericolose proprio perché la lava è estremamente fluida, avendo questo basso contenuto in silice.
Bene, allora dicevamo che focalizzeremo maggiormente l'attenzione sul Masaya perché abbiamo un dataset più completo anche grazie al fatto che esistono dati in letteratura che ci consentono di fare un confronto tra la composizione chimica delle piogge che abbiamo campionato e la composizione delle rocce. E Moon et al. 2010 ha studiato in particolare proprio le particelle solide campionate nel pennacchio del Masaya. E ha dimostrato che vi sono appunto particelle di sali vari, aerosol che si forma, cloruri di vari metalli, alcalini ma non solo, e anche solfati di rame, così come sono presenti numerose particelle silicatiche e i famosi lacrime e capelli di Pelé che si formano proprio durante la frammentazione del magma. Un'altra cosa, un'altra evidenza scientifica molto importante, riportata da Moon et al. 2007, è il profilo fatto con la microsonda elettronica su lacrime e capelli di Pelé, con il quale è stato dimostrato che la alterazione di queste particelle silicatiche in ambiente estremamente acido forma un bordo, un coating di un rim, un bordo silicatico arricchito in silice rispetto alla parte più interna e impoverito rispetto agli altri elementi. Questo cosa ci dice? Ci dice che una particella silicatica, se esposta in ambiente acido, rilascia numerosi elementi, quali il ferro, alluminio, magnesio, manganese, eccetera, mentre la silice tende a riprecipitare e a formare questo coating. Una cosa analoga è stata osservata anche alle Hawaii, dove i basalti affetti appunto alle piogge acide hanno proprio questo coating, questo bordo arricchito in silice ed impoverito in tutti gli altri elementi. Questa informazione è un'informazione sulla mobilità geochimica degli elementi che ci tornerà utile poi nello studio e nel confronto con la composizione chimica delle piogge. Allora, come abbiamo proceduto per il campionamento? Sono stati raccolti campioni da tre siti proprio sull'orlo del cratere di Santiago sul Masaya e poi un sito distale, distante circa 4 km e 3, per avere un'idea della composizione del background. E questo è fondamentale perché quando si formano le precipitazioni atmosferiche, c'è sempre un nucleo di condensazione che di solito è una particella igroscopica, quindi le precipitazioni a grande scala di per sé hanno già un contenuto in elementi disciolti. La nucleazione omogenea in atmosfera non avviene. Le piogge si formano perché le idrometeore condensano sui nuclei di condensazione, che di solito sono, per esempio, cloruro di sodio o particelle di questo genere. Quindi, necessariamente, nel momento in cui si fa uno studio del genere, bisogna avere un'idea di quale sia la composizione della pioggia nelle aree distali e fare il confronto con le piogge invece affette dal pennacchio vulcanico. Tutti i campioni sono stati analizzati presso presso i laboratori geochimici della sezione di Palermo. Il pH delle piogge raccolte nell'area sommitale è sempre compreso tra 2 e 3, quindi un pH ovviamente molto, molto acido. Vediamo allora subito i risultati. Vediamo i risultati con questa forma grafica, cioè dove riporto le concentrazioni di tutti gli elementi. Vedete in alto gli elementi maggiori, gli elementi più abbondanti sono chiaramente l'idrogeno ione, con queste condizioni di pH chiaramente c'è un'elevata concentrazione di H+. Poi abbiamo un'elevata concentrazione delle basi coniugate degli acidi, quindi abbiamo il cloro, il fluoro e poi tutti gli altri elementi. Ci accorgiamo subito che rispetto al sito indicato in blu, che è quello di Stahle, molti elementi presentano una concentrazione, cioè gli elementi disciolti nelle aree crateriche,
e hanno delle concentrazioni che sono uno, due, tre ordini di grandezza più abbondanti rispetto all'area distale. Questo è importante perché essenzialmente ci dice che sono così concentrate le piogge in area sommitale che l'effetto della composizione della pioggia prima che essa attraversi il pennacchio può essere considerato trascurabile. Un'altra cosa che vi chiedo di attenzionare è guardando l'area in basso a destra delle terre rare, si osserva subito quello che è chiamato effetto Oddo-Harkins, ovvero questa alternanza di abbondanze tra elementi con numero atomico pari, che di solito sono più abbondanti, ed elementi con numero atomico dispari. Questa è una caratteristica delle abbondanze degli elementi sul nostro sistema solare. E ve lo faccio notare perché prima ancora di fare una qualsiasi elaborazione si nota questo effetto sulle terre rare, che sono elementi incompatibili e, come sappiamo, vengono utilizzate per caratterizzare le varie geosfere del nostro pianeta, spesso anche in relazione alla condrite, quindi ad elementi del sistema solare, proprio per fare un confronto di composizione tra il nostro pianeta ed altri, e le meteoriti nel caso specifico. Bene, i dati relativi alla concentrazione, rapporti delle specie volatili emesse dal Masaya lo abbiamo pubblicato in un altro articolo di Rudiger et al. 2021. In questo grafico noi facciamo il confronto tra i rapporti delle specie volatili misurate nel pennacchio, e sono le barre grigie che vedete rappresentate in figura, e la composizione delle piogge, che sono i pallini arancioni, quelli dell'area crateria, quelli blu invece sono quelli del sito distale. Ci accorgiamo subito che mentre iodio e cloro in alto a destra, per esempio, presentano nelle piogge rapporti analoghi a quelli misurati nel pennacchio, e questo è ragionevole perché essendo entrambi acidi forti, dissociano rapidamente, quindi è semplice immaginare come l'acqua interagisca con l'acido per dissociarlo, e quindi riscontriamo le basi coniugate di questi acidi. Per quanto riguarda il bromo-cloro, in alcuni casi abbiamo un leggero difetto di bromo. Questo potrebbe scaturire dal fatto, come abbiamo spiegato su Rudiger et al. 2021, che il bromo, l'HBr, che di solito il bromo viene messo come acido bromidrico, di solito è soggetto a delle trasformazioni nel pennacchio per formare altre specie del bromo, quindi diciamo il difetto che noi registriamo nelle piogge potrebbe scaturire da questo fatto. Per quanto riguarda il fluoro, troviamo un arricchimento. Questo è dovuto al fatto che è risaputo che il fluoro ha un'affinità per le particelle silicatiche, per cui questa abbondanza di particelle silicatiche probabilmente favorisce l'assorbimento del fluoro sulle particelle silicatiche stesse, che nel momento in cui vanno nel campionatore, nel pluviometro, chiaramente trasportano, favoriscono il trasporto del fluoro. Per quanto riguarda il solfato, rispetto al rapporto cloro-zolfo misurato nel pennacchio, noi abbiamo un difetto dello zolfo. Questo non deve stupirci, perché di fatto lo zolfo che viene emesso principalmente come SO2, affinché vada in soluzione, deve essere prima ossidato, poi idratato e quindi dissocia, e noi troviamo la specie solfato. Queste reazioni chimiche hanno una loro cinetica di reazione, per cui essenzialmente quando la pioggia attraversa il pennacchio che contiene SO2, non riesce ad abbattere tutta l'SO2 che era contenuta nel pennacchio vulcanico. Per quanto riguarda gli altri elementi, da refrattari e o semivolatili, abbiamo applicato in prima istanza un concetto, un approccio molto comune in geochimica, che è quello del fattore di arricchimento. Il fattore di arricchimento è un rapporto tra due elementi, in questo caso nella pioggia, è il confronto con la composizione nella roccia. Se il fattore viene uguale a 1, vuol dire che c'è una dissoluzione isochimica
non ci sono altre sorgenti di questi elementi e le composizioni della pioggia e della roccia in maniera relativa sono omogenee. Questo grafico cosa ci dice? Ci dice che tutte le terre rare più o meno presentano un fattore di arricchimento intorno a 1, 2, quindi sono assolutamente simili alla composizione della roccia. Per alcuni elementi si osserva già un arricchimento, quindi dobbiamo immaginare che vi sia un'altra sorgente. Vediamo per esempio un forte arricchimento del tallio, del piombo, del bismuto, ma anche dell'antimonio, del cadmio, del tellurio e un certo arricchimento anche dei metalli alcalini quali sodio, potassio e così via. Questo è un approccio usato spesso anche per studiare la volatilità degli elementi, cioè per esempio Zelensky nell'Ertale in Etiopia ha raccolto campioni da fumarola ad alta temperatura e ha utilizzato questo approccio per definire la volatilità degli elementi, cioè ha usato il fattore di arricchimento. Tuttavia, guardando questi diagrammi binari, ci accorgiamo che alcune coppie di elementi nelle piogge presentano un rapporto concentrazioni che sono del tutto analoghe ai rapporti di questi stessi elementi nella roccia. Se guardate per esempio magnesio verso alluminio in alto a sinistra, i dati delle piogge correlano perfettamente con i rapporti molari di questi elementi nella roccia. Analoga cosa accade per il ferro, per il manganese, per lo stronzio. Per altri elementi invece si osserva in alcuni casi un arricchimento. Vedete, il sodio è un po' più arricchito rispetto alla composizione dei capelli, delle lacrime di Pelé osservate, analizzate nel Masaya. Per il potassio c'è sempre un arricchimento, per il rubidio c'è un arricchimento, e per il silicio c'è un impoverimento. Vi dicevo che i studi precedenti hanno dimostrato che le particelle silicatiche in ambiente acido tendono a rilasciare tutti gli elementi tranne il silicio, cioè il silicio solo parzialmente va in soluzione. E allora, rispetto all'approccio classico del fattore di arricchimento, abbiamo preferito utilizzare un altro approccio. Se possiamo immaginare che per gli elementi refrattari avviene, e anche per gli altri elementi, una dissoluzione quasi isochimica, possiamo sottrarre alla concentrazione misurata nel nostro campione di pioggia quella che possiamo sottrarre alla concentrazione di un elemento iesimo misurato nel nostro campione di pioggia, possiamo sottrarre il contributo dovuto alla dissoluzione della particella silicatica prendendo come elemento di riferimento l'alluminio. Quindi al di là dei formalismi è chiaro che se io ho un campione di pioggia che contiene un certo contenuto di alluminio, che è un elemento refrattario, per cui non potrà arrivare come aerosol, come fase gassosa, eccetera, assumendo che gli altri elementi vadano in soluzione insieme all'alluminio, noi possiamo sottrarre la componente dell'elemento iesimo dovuta alla dissoluzione della particella silicatica e ci resta quindi soltanto il contributo di elementi che ha raggiunto l'atmosfera perché è stato volatilizzato dal corpo magmatico. Perché è utile fare questo discorso? Perché quando si studia il coefficiente di ripartizione tra fluido e fuso, di solito si usa la concentrazione dell'elemento iesimo nel fluido, in questo caso la fase gassosa, rispetto alla concentrazione dell'elemento iesimo nel melt, nel fuso. E noi in questo caso non abbiamo un sistema chiuso, non possiamo calcolare direttamente i coefficienti di ripartizione. Possiamo lavorare sui rapporti e i rapporti degli elementi nella fase fluida, quindi quella che viene emessa, e saranno proporzionali al rapporto di una coppia di coefficienti di ripartizione.
Quindi se calcoliamo le concentrazioni corrette per tutti gli elementi nelle piogge, corrette per il contributo della dissoluzione delle particelle silicatiche, prendendo un elemento di riferimento per normalizzare il tutto, in questo caso ho usato il rubidio, possiamo calcolare quello che io ho chiamato RD, che è il rapporto dei coefficienti di ripartizione tra due elementi. Analizzando, elaborando quindi queste concentrazioni corrette, se plottate in diagrammi binari rispetto alla composizione della roccia, avremo che quando il rapporto tra due elementi corretti, per esempio potassio e rubidio, ricade sul rapporto della composizione della roccia, questo significa che questi due elementi hanno simile volatilità. Quando questi i nostri campioni ricadono al di sotto del campione dei rapporti nella roccia, significa, per esempio nel caso di sodio-potassio, significa che il sodio ha una volatilità minore, scusate, nel caso di sodio-rubidio, e il sodio ha una volatilità minore. Nel caso, per esempio, di rubidio-cadmio, significa che il cadmio è circa 70 volte più volatile del rubidio. E questa quindi è un'informazione relativa, cioè dove dobbiamo necessariamente tenere conto di una coppia di elementi, però se noi pigliamo un elemento di riferimento, per esempio il rubidio, io ho scelto questo elemento perché è semivolatile e quindi ho preferito utilizzare questo per definire una scala di volatilità. Se noi trasponiamo questo approccio a tutti gli elementi, possiamo definire una scala relativa della volatilità degli elementi. E definendo questa scala della volatilità degli elementi, ci accorgiamo che alcuni elementi, di solito, per esempio, anche alcuni metalli pesanti, come il piombo, per esempio, alcuni elementi che di solito non vengono considerati volatili, invece hanno una discreta volatilità se non elevata. E ci accorgiamo che litio, sodio, cromo, rubidio, rame, potassio, zinco, cesio, piombo, nickel, antimonio, bismuto, cadmio, tellurio e tallio hanno una volatilità via via crescente, mentre per esempio sulla sinistra vediamo una serie di elementi che sono refrattari perché sono praticamente hanno quasi tutti lo stesso, diciamo, ordine di volatilità, essenzialmente sono poco volatili, sono elementi refrattari. Questa informazione è molto importante perché, come vedete, leggete anche lì tra gli elementi volatili elementi che non sono proprio salubri diciamo per la salute umana. Allora, visto che l'aria è frequentata dagli avvoltoi, mi chiedo, probabilmente non sanno, ecco, cosa stanno respirando, però diciamo la loro presenza non è casuale perché probabilmente si nutrono anche delle vittime diciamo di queste emissioni, cioè chiaramente gli avvoltoi magari proprio in queste aree trovano di cosa mangiare perché ci sono parecchie creature che sono vittime di queste emissioni. Bene, un'ultima cosa che desidero, anzi un'altra, due cose che desidero sottolineare. Abbiamo detto che le terre rare presentavano quel classico andamento alternato degli elementi con numero atomico pari e dispari. E allora, se normalizziamo rispetto alla condrite la concentrazione delle terre rare, e facciamo il confronto dei nostri campioni di pioggia con un campione roccioso, ci accorgiamo che il pattern definito dalle terre rare, normalizzato appunto rispetto alla condrite, è assolutamente del tutto analogo a quello delle rocce. È chiaro che lo shift deriva soltanto dal fatto che i nostri campioni hanno abbondanze assolute differenti in funzione della diluizione del campione stesso. È chiaro che se un evento piovoso è più cospicuo, più abbondante, avrò un differente rapporto tra elementi vulcanogenici e quantità di pioggia. Questo è il motivo per cui i nostri campioni di pioggia
ricadono ad altezze differenti in questo grafico, ma essenzialmente i patterns che definiscono sono assolutamente e del tutto analoghi, e soprattutto, secondo me, questa è la dimostrazione che le terre rare si comportano come elementi refrattari, perché qualche collega in passato, avendo riscontrato questi elementi nei filtri, nel campionamento di pennacchi con filtri, ha immaginato che questi elementi potessero avere una certa volatilità, ma probabilmente questi elementi vengono trasportati dalle particelle silicatiche, cioè non sono essi volatili, ma ci sono delle particelle solide che trasportano questi elementi. Infine, per concludere, desidero presentarvi una cosa per me molto interessante. Se ricordate, vi avevo mostrato il Total Alkali Silica per dire che avevamo Ertale, Masaya con la stessa composizione fugacità di ossigeno differente, e Miragongo invece con una composizione differente e anch'esso una fugacità di ossigeno differente. Perché vi dico questo? Perché se confrontiamo i risultati di Liotta et al 2021 con Zereschi 2013 relativo all'Ertale e Liotta et al 2017 relativo al Miragongo, ci accorgiamo che nel Masaya il piombo è circa 3 volte più volatile del rubidio, l'Ertale è circa 20 volte più volatile del rubidio, in Miragongo il piombo è circa 50 volte più volatile del rubidio. Questi sistemi hanno fugacità di ossigeno differenti. Sembra esservi quindi una relazione inversa tra fugacità di ossigeno e volatilità del piombo. Questa informazione è coerente con i risultati sperimentali di Sossi et al 2019, il quale ha fatto degli esperimenti sulla volatilità degli elementi semivolatili partendo da fusi silicatici, e osserva esattamente la stessa cosa. Cioè osserva che la volatilità di questi elementi è dipendente dalle condizioni in redox, e in particolare sul piombo osserva esattamente la stessa cosa. Per correttezza devo dirvi anche che la volatilità di questi elementi può essere anche influenzata, per esempio, dal contenuto degli altri volatili, dal cloro, per esempio. E questo è un argomento che sicuramente merita di essere ulteriormente esplorato. Quindi, per concludere, le emissioni gassose interagiscono con la pioggia a differenti livelli in funzione delle loro caratteristiche chimiche, e chiaramente, vi dicevo, le specie più acide dissociano subito, altre invece vanno incontro a meccanismi differenti. Le particelle silicatiche vanno incontro a una dissoluzione quasi isochimica e lasciano una impronta ben precisa di questi elementi. Pensiamo appunto alle terre rare, che mostrano i stessi patterns della roccia. Una volta calcolato il contributo relativo alla dissoluzione delle particelle silicatiche, possiamo sottrarre questo contributo ai nostri campioni e quindi definire una scala di volatilità degli elementi, e infine che rispetto ad altri sistemi che ospitano laghi di lava, il piombo sembra essere meno volatile al Masaya e sembra appunto suggerire una relazione con le condizioni redox del nostro sistema. Io con questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Marcello, grazie infinite. Grazie a tutti. Molto interessante. Ci sono domande per Marcello, commenti? Curiosità da parte di qualcuno? Senti, faccio subito una io, visto che hai fatto vedere l'uccelletto lì, il rapace, lo sciacco, che cos'è? Che ti... No, in merito all'impatto quindi sull'ambiente, sia per quanto riguarda appunto la vita che le acque di falda, insomma le acque di circostanti e i terreni, se hai mai fatto...
ho avuto in mente, insomma, di confrontare, per esempio, partendo dall'ultimo, il discorso del piombo, come questo poi si ritrova nell'ambiente, nelle varie forme. Sì, allora, la domanda ce la siamo posta in diversi contesti, anche in alcuni progetti istituzionali, di pianeta dinamico, eccetera. E, è chiaro che personalmente ho focalizzato l'attenzione appunto sulla mobilità degli elementi in ambiente magmatico. Determinare l'impatto che questi elementi hanno sull'ambiente è un po' più complesso e richiede necessariamente la interazione per chi ha altre competenze. Sicuramente dal punto di vista puramente geochimico, un aspetto importante da curare è capire come la mobilità di questi elementi può essere influenzata dopo la deposizione. E di fatto, però, nel momento in cui le acque interagiscono col suolo, c'è immediatamente una interazione con le specie organiche, quindi è un lavoro, ecco, che non può essere fatto solo dal geochimico inorganico, c'è sicuramente bisogno di altre componenti, di altre competenze scientifiche. Sì, ovviamente la questione del fluoro, no, soprattutto in Congo, è una questione molto rilevante Noi abbiamo pubblicato. sotto l'evidenza di tutti, insomma, delle manifestazioni poi sul corpo, insomma, sui denti, cosa che è visibile a tutti. Magari ci sono cose che sono meno visibili, ma magari altrettanto potenzialmente Nocive, dannocive, insomma. assolutamente. C'è tantissima letteratura, per esempio, anche sull'etine, eccetera, che dice come l'impatto e le emissioni, dicono statisticamente come l'impatto e le emissioni vulcaniche possono avere impatto sulla salute umana, ma il problema è che, siccome questi sono i medici che fanno indagini tipo statistico, l'effetto di causalità difficilmente viene ricercato perché è parecchio difficile, ecco. Ci sono altre domande, commenti? Giuseppe Castorina, alzato la mano, prego. Sì, buon pomeriggio. Intanto faccio i complimenti a Marcello per l'interessante seminario che ha discusso oggi. Giusto una curiosità, quanto può essere utile avere a disposizione catene modellistiche sia dal punto di vista delle precipitazioni, quindi prettamente meteorologiche, o eventualmente di trasporto di SO2 in fase eruttiva del vulcano per questo tipo di studi? Sì, questo tipo di informazione è estremamente utile. Per esempio, quando abbiamo lavorato sul Masaya, i campioni li abbiamo raccolti in prossimità dell'orlo craterico. Quando abbiamo lavorato in Congo, li abbiamo raccolti in siti distanti anche rispetto ai punti di emissione. In quel caso, per capire se il campione fosse stato influenzato meno dal pennacchio vulcanico, da utente ho dovuto utilizzare i dati dell'ICMWF per capire la direzione del pennacchio durante l'evento piovoso. Quindi diciamo che sicuramente è una informazione complementare utile per comprendere l'impatto del pennacchio sull'ambiente e l'interazione con le piogge. Quindi è sicuramente una informazione utile che potrebbe, come dire, rendere più anche applicativa questo tipo di studi per capire l'impatto che possono avere le emissioni sull'ambiente. Grazie Marcello, ancora Grazie complimenti. a te. Ci sono altri commenti? Ok, allora se non ci sono altre domande, io direi che intanto posso interrompere la registrazione.